Ciao, adesso abbiamo ottenuto un file. Finora lo abbiamo salvato e abbiamo avuto un file di Blender, ma come facciamo a ottenere finalmente un filmato che possiamo utilizzare? Perché finora sappiamo che possiamo fare in qualsiasi momento F12 e avere il render del fotogramma nel quale ci troviamo. Tra l'altro, notate questo warning: to render grease pencil enable combined and Z passage. Se volete evitare questo errore, recatevi qui e oltre a combined premete anche su Z e in questo modo l'errore non appare più. In alcuni casi diciamo che è un consiglio che è meglio seguire. Allora, quindi posso premere F12 e avere questa singola immagine. Per salvarla posso andare sotto Image, Save As, e posso salvare l'immagine in questione. Qui posso scegliere se PNG, JPEG o qualsiasi altro formato. Gli devo dare un nome e poi faccio salva e mi ritrovo un'immagine. Però in questo caso noi abbiamo un video. Allora, abbiamo in render, F12 era questo, render image. C'è anche render animation, però prima di farlo è meglio controllare alcune opzioni. In particolare qui, sotto la stampantina, bisogna verificare questa cartella. Questa sarà la cartella dove il filmato verrà salvato, perché rispetto all'immagine il filmato viene salvato direttamente sul disco. Quindi qui dovete andare a selezionare la cartella dove volete che il vostro file venga salvato. Premo il simbolo della cartella e vado nella cartella dove voglio salvare, quindi per esempio in questa cartella posso anche creare una cartella nuova, quindi la cartella render la creo, ci entro e faccio accetta. Quindi vedete in questo caso c users ospite documents gp render, questa è la cartella dove verrà salvato il risultato. Di default il formato è png con rgba, cioè che accetta anche la trasparenza, a 8 bit e questa compressione. Usiamolo, facciamo render animation e vediamo cosa succede. Questa è la cartella in questione. Andiamo a fare render animation oppure Ctrl F12. Come vedete, Blender ci mostra nella finestra di render l'animazione, fotogramma dopo fotogramma, e qua giù vediamo lo scorrere del tempo e quindi diciamo che sappiamo che deve arrivare alla fine. Aspettiamo che arrivi alla fine. Ecco qua, ha finito e mi ha riportato il fotogramma dove ero. Nella cartella render mi ritrovo un'immagine per ogni fotogramma. Se vado a visualizzarle, vedete, queste sono tutte le singole immagini. Quindi una per una posso andare a guardarle. E se ho un programma di editing video che accetta le sequenze di immagini, posso utilizzarle per ottenere un video. Questo è quello che conviene fare, diciamo, in un contesto professionale, semplicemente perché magari il render è lungo e quindi questo metodo mi permette, se faccio una piccola modifica, per esempio in un'unica zona del render, posso poi andare a dire a Blender, per esempio, di rifarmi il render dal frame 10 al frame 20, inserendo quindi qui due altri valori. Faccio di nuovo Ctrl F12, vedete questa voce overwrite, e Blender riscriverà quei fotogrammi in questione, mi riscriverà quei file solo dal 10 al 20. Se vengo qui nella cartella, posso vedere che i file dal 10 al 20 hanno una data, un'ora successiva di un minuto, sono stati sovrascritti. Quindi avere la sequenza di immagini ha la comodità che se cambio idea non devo rifare il render, se ho cambiato solo una piccola parte dell'animazione non la devo rifare tutta, posso rifare il render solo di una certa sezione. Però siccome per molti è scomodo avere questo perché poi bisogna andare in un altro programma per ottenere un file, se invece di PNG voi scegliete FFmpeg Video, potete poi sotto encoding qui scegliere il container. Matroska fa dei file MKV. Io consiglio MPEG4, che è un container più diffuso, l'MP4 classico dei video. E qui magari invece di medium quality potete alzare ad high quality. A questo punto, se faccio render animation, Ctrl F12, metterà nella stessa cartella
non tante immagini, ma un file video. Quindi adesso aspetto che abbia finito l'animazione. Non ci mette molto. Ecco qui, ha finito. Nella cartella i file PNG di prima c'erano ancora, ma c'è un nuovo file che si chiama appunto da 001 a 0069 ed è un file MP4, quindi un file video classico che funziona e può essere appunto visualizzato e spedito a chiunque. Le dimensioni di rendering sono scritte qui, quindi 1920x1080 è il default. Volendo potete cambiarlo con o delle opzioni che potete pescare da qui, che sono quelle classiche, altrimenti lo scrivete a mano delle altre varianti. Volendo potete anche fare una versione più veloce, semplicemente scrivendo qua un altro valore. Quindi se voi inserite per esempio 50% e fate di nuovo il render, vedete, fa un render molto più piccolo, che quindi sarà una risoluzione più bassa, ci mette meno tempo, e in questo momento è andato a sovrascrivere il file e ho un file appunto più piccolino a risoluzione più bassa. Allo stesso modo, se qua scrivessi 200%, me lo fa in 4K perché moltiplica per 2 questi valori. Se state usando solo Grid Pencil, non serve a niente avere i samples così alti. 64 e 16. In Grid Pencil con cose di questo tipo potete tranquillamente renderizzare anche a due samples, io metto due in genere, e vedrete adesso per esempio ho fatto 4K e il render avviene a 4K, ci mette più tempo, però con due samples è molto più veloce a renderizzare. Adesso lo lascio un attimo finire. Ecco, ha finito. Nella cartella adesso ho questo file che è un render in 4K della stessa animazione perché ho inserito appunto 200%. Quindi se vado a vedere le proprietà del file, vedete è 3840x2160, è un file in 4K. Sappiamo che in Grid Pencil i disegni sono vettoriali e quindi risultano di buona qualità anche quando ingranditi. Sono appunto disegni vettoriali. Grazie e alla prossima!